Ciao a tutti! Allora, mi vedete struccata perché ho deciso anch'io di sfidare me stessa perché voglio fare il video tag del trucco senza l'aiuto dello specchio. Quindi io qui davanti vi assicuro che non ho nessuno specchio, non c'è niente. L'unico specchietto è qui dentro, ma ovviamente è chiuso, che mi servirà poi dopo. E adesso insieme a voi vado a girare lo schermo della telecamera. Ok. Quindi chiudiamo anche questo e abbiamo finito. Oddio, che ansia. Applico la BB cream. Speriamo comunque di non fare tanti errori, perché almeno poi me lo posso tenere. Anche perché dovrei uscire. In questo caso, visto che la BB cream alla fine è una crema, applico dopo il correttore. Oddio, che starò combinando? Speriamo bene. Prendo appunto il correttore, questo qui, siccome ha lo specchietto, lo giro dal vostro lato, così copro questo e lo prendo. Per non parlare delle smorfie che probabilmente starò facendo. Non mi azzardo a zoomare perché non saprei fino a che punto starei zoomando. Tanto poi facciamo vedere alla fine. Primer. Dov'è? Qui, boh. Ho l'impressione di averlo messo sulle sopracciglia. O di averne completamente messo pochissimo. Vabbè. Ora vado a prendere il Long Lasting di Essence. Che lo voglio abbinare alla scritta che ha la mia maglietta. E lo vorrei applicare solo sulla palpebra mobile, leggermente su. Speriamo. Ne prendo un po' con questo pennello sottile e lo applico di sotto. Oh mamma, col pennello è più difficile. Vabbè. Sfumiamo così. Adesso prendo un colore che si avvicina anche esso alla mia maglietta, è tipo rosa dalla I Love, e lo applico nella piega dell'occhio, speriamo bene. Ormai una volta che ci siamo, facciamolo un po' complicato, giustamente, no? E complichiamoci ancora di più la vita con un pochino di nero. Con lo stesso pennello un pochino sotto nell'angolo esterno.
Riprendo il fucsia. Ed infine, bianco matto sotto, arcato sopraccigliare, dov'è? Speriamo sia qua. Matita nera all'interno dell'occhio, sia sopra che sotto. Speriamo di non perdere un occhio. Vorrei sfidarmi del tutto facendo una linea al di sopra dell'occhio con la matita nera, ma non lo so. Ci proviamo? E chissà cosa stiamo combinando. Non ne ho la più pallida idea. Ed infine un punto luce con un bianco crema nell'angolo interno dell'occhio. Prendo una cipria e fissiamo il tutto. Contouring. Blush. E Oh Mamma mascara, che non so se sia più difficile questo o la matita messa su. Anche il rossetto, che in teoria dovrebbe essere appunto la cosa più facile, utilizzo il 79 di Kiko. E basta, credo di aver finito. Vediamo adesso che cosa ho combinato. Prendo appunto il mio specchio. Oddio. Oh mamma. Devo dire che pensavo assolutamente di peggio, ma di certo. Questa macchiolina, aspettate che zoom. Vabbè, adesso posso girare qua così intanto poi vedete che appunto ancora era non girato. Ok, ora ci siete. Ho questa bella macchia qui. Poi ho la matita davvero messa, non so come. Devo dire che le sfumature non sono male. E da questo lato è molto meno piena. Oddio, guardate qua. Perché stavo dimenticando che devo controllare pure la base. Sì, però se tolgo lo zoom, magari. Ecco le mie sopracciglia. Ah, il rossetto deve essere la cosa più facile. Il blush di qua un po' sembra che me ne abbiano buttato addosso. Insomma, questo è il risultato finale. Devo dire che come make-up nemmeno mi dispiace. Mi è piaciuta questa sfida. Devo dire che mi aspettavo onestamente di peggio, soprattutto per quanto riguarda la matita. Certo, non è perfetta, però mi sono divertita. Fortunatamente, anzi, non ho fatto parecchi danni perché davvero devo uscire. E se non mi muovo, comincerò a sentire gridare mia madre. Io vi mando un bacio e prima di uscire vado a sistemare il mio trucco. E se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ah! Se vi va, io aspetto i vostri video risposta. Sfidiamoci insieme. Un bacione. Gli outfit magari ci metto mezz'ora. E nei make-up tutorial invece va da un'ora, un'ora e mezza. Mentre il montaggio è una cosa più lunga.